Ciao, sono Francesca Pagano. In questo video voglio spiegare il funzionamento del letto Alfausis, in particolare di come questa tipologia di architettura vernacolare è stata realizzata in Islanda a partire dal IX secolo. L'Islanda è caratterizzata da un clima freddo rigido con forti venti, motivo per cui al semplice edificio costruito in legno fu aggiunto questo particolare manto erboso che offre maggiore isolamento e quindi maggior comfort termico negli spazi interni. Le tour houses furono realizzati per diverse destinazioni d'uso, stalle, depositi agricoli e abitazioni, e per ognuno di queste varia la pavimentazione interna, in pietro legno per le abitazioni e in terra per le altre funzioni. Seguendo una gerarchia di costruzione, l'edificio è stato realizzato partendo da una fondazione in pietra, su cui è posta una struttura portante in legno. Alle pareti, per garantire un maggior isolamento, vengono addossate delle pietre che possono essere piatte o poste in modo da formare una decorazione a spina di pesce, arrivando ad ottenere uno spessore che può variare dal 1,5 m a 3 m. Infine, il tutto è ricoperto con un manto erboso di torba posizionato a blocchi. L'unico legno visto dall'esterno è quello che costituisce la parete di chiusura e di accesso all'edificio esposta a sud, favorendo quindi il più possibile una temperatura di comfort negli ambienti interni, attraverso l'accumulo di calore nelle ore diurne e rilascio nelle ore notturne. Per quanto riguarda la parete a nord, è anch'essa realizzata in legno, ma priva di aperture, e spesso coperta dal manto di torba. Questo per aumentare la resistenza termica ed evitare infiltrazioni di aria fredda. In Islanda, a differenza di altri paesi in cui troviamo anche delle tour houses, ad esempio la Norvegia, in cui si preferisce l'uso della quercia, il legno utilizzato è quello di betulla, perché è maggiormente presente sul territorio islandese. La forma finale dell'edificio, in particolare la sinuosità della curva formata dal manto, favorisce la resistenza ai venti, evitando quindi una diretta incidenza sulle pareti e quindi un'entrata di aria fredda nell'edificio e il deflusso delle acque piovane. L'edificio può presentarsi sia singolarmente che affiancato ad altri edifici con lo stesso sistema costruttivo. Grazie.